Le chiederei, qual è il maggior ostacolo, anche di natura culturale, nel promuovere una corretta alimentazione abbinata all'attività fisica specificatamente per l'universo femminile in Italia? Cioè, quali sono i maggiori, ostacoli nel, riuscire a far attecchire, insomma, un giusto metodo? Per quanto riguarda questa domanda, che in realtà è molto difficile e molto ambiziosa, direi che faccio una premessa intanto, che non ci sono sostanzialmente differenze importanti nella fisiologia maschile e femminile se vengono utilizzate naturalmente tutte le opportunità nutritive che un paese evoluto come l'Italia, come paesi occidentali, danno. E allora tutte quelle condizioni che nascevano da una storia in realtà che necessariamente si trasmette anche a noi. Mi viene in mente un piccolo esempio: la donna in gravidanza deve in qualche modo nutrirsi molto di più perché deve nutrire anche il bambino. Ecco, in questo caso si instaurano delle abitudini alimentari che poi si perpetuano nel tempo e quindi impediscono alla donna di ritornare o di recuperare quelle condizioni iniziali. Dico questo perché è importante durante la gravidanza, sono persone normali, quindi si sta parlando di donne normali, non donne che abbiano avuto malattie o altri tipi. L'alimentazione deve essere corretta, anzi il mantenimento del peso diventa importante, ma soprattutto durante la terza fase, e quindi cioè durante il terzo trimestre, addirittura qui è opportuno semmai non diminuire la quantità di nutrimento. Mi spiego. Di solito oggi i ginecologi dicono che bisogna non aumentare più di 1 chilo al mese perché la salute del feto potrebbe in qualche modo essere non buona. Ecco, questo non è vero, perché se noi vogliamo in qualche modo che il feto stia bene, semmai è consigliare un po' l'attività fisica della donna. Nello stesso tempo mantenere il peso, perché tutte quelle condizioni che vanno anche da un'alimentazione ricchissima si poi ripercuotono nella donna stessa.